Spesso, troppo spesso, noi batteristi rimaniamo incastonati a suonare lo stesso semplice groove per intere sezioni dei brani. In questi casi ci viene una spontanea voglia di fare qualcosa in più, che però può sfociare in scelte di cattivo gusto. Ecco perché bisogna imparare ad arricchire il groove con piccoli dettagli che non stravolgono il nostro ritmo. Salve a tutti, io sono Martello e oggi si sbatte forte con le Ghost Notes. Ghost Notes, letteralmente le note fantasma. Prima di tutto sono colpi suonati molto piano e dovete sapere che vengono aggiunti principalmente negli spazi vuoti dei nostri groove. Oggi scopriamo insieme il metodo facile per arricchire i nostri ritmi preferiti con queste piccole note. Partiamo dall'esercizio con cui ho spiegato gli accenti in una puntata precedente. Vi lascio il link del video qui in alto a destra sulle schede. Tappeto di sedicesimi alternati suonati pianissimo sul rullante. Accento della mano destra sul battere del 2 e del 4. In più la cassa che suona sull'1 e sul 3. 3, 4. Una volta capito questo, basterà spostare la mano destra sul Charleston per fare il piatto in ottavi, mentre la mano sinistra rimarrà sul rullante a riempire di ghost notes tutti gli spazi che troviamo tra un piatto e l'altro. Dettaglio importante: per avere un buon risultato dovremo mantenere le stesse dinamiche di prima, quindi tutte e due le mani suoneranno pianissimo. Fatta eccezione per gli accenti che abbiamo sul 2 e sul 4. 3, 4. Per padroneggiare queste piccole note dobbiamo imparare a passare dal groove originale col piatto in ottavi a quello infarcito di ghost notes e viceversa. Vediamolo insieme. 3, 4. Con questo stesso procedimento, in cui la mano sinistra riempie
tutti gli spazi tra un piatto e l'altro, possiamo arricchire tutti i groove in ottavi che conosciamo, ma facendo attenzione ad un dettaglio importante. Qualsiasi colpo di cassa che in origine si trova insieme agli ottavi di piatto rimane con la mano destra anche quando inseriamo le ghost notes. Mentre i colpi di cassa che in origine sono incastrati tra un ottavo di piatto e l'altro vanno a coincidere con la mano sinistra quando andiamo ad aggiungere le note fantasma. Vi faccio qualche esempio con groove differenti. 2, 3, 4. La situazione cambia se nel groove di partenza abbiamo delle note di rullante incastrate tra un ottavo di piatto e l'altro. In questo caso, quando aggiungeremo le note fantasma, quel colpo di rullante verrà suonato pur sempre dalla mano sinistra, ma trasformando la ghost note di partenza in un colpo pieno ed accentato. 2, 3, 4. Premiamo il piede sull'acceleratore e ricapitoliamo tutto. Andiamo! Un consiglio tecnico è doveroso. Se avete un rullante squillante e con tanti armonici, probabilmente le vostre ghost notes risulteranno un po' impastate. Quindi vi consiglio di mettere una piccola sordina per asciugare un po' il suono. Io ad esempio per questo video ho usato quella della New Drum Percussion, col quale posso decidere anche quanto sordinare il rullante. Vi piace? Trovate il link del prodotto qua sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate il PDF dell'argomento di oggi e tutte le informazioni per le mie lezioni online. Affrettatevi, i posti sono limitati. Bene, anche per questa lezione è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e mi raccomando, iscriviti al canale YouTube e Telegram. Ci vediamo al prossimo video di Martello Drummer.